Una guerra persa. Persa, infatti. Allora, una guerra persa, Venezia è persa. Più avanti, più avanti, più. Ma non mi posso rassegnare a perdere la mia città? Va bene, falla le tue lotte, illuditi di riuscire a far qualcosa, ma non riuscirai a fare un cazzo, te lo dico io. Non perché te voglio demoralizzare, dico il buono che ti devo fare, perché è una roba buona quello che ti devo fare. Nessun rivendica. Che non voglio neanche i complimenti, che okay, non mi interessano, sinceramente. Quello discorso è che quello che stai facendo non servirà un cazzo. Mettetelo in testa. Le intenzioni sono buone. Che cosa ti avevo detto l'ultima volta? Le intenzioni sono buone. Ma dopo, rispecchiate sui fatti, sul concreto, non contano più un cazzo. Non conteranno un cazzo. Questo è quello che voglio farti capire, perché hai troppo contro la cittadinanza ignorante, che è molto ignorante Venezia, come cittadino sei molto ignorante. Come città in generale, eh? Sì. Dalla terra dalla gronda all'isola. Sei molto ignorante il venezianasso, sei molto ignorante. Il mio dico anche a me, non so che me cavo via. Secondo, però penso di essere tra i manco peso, perlomeno. No, ma perché, secondo, ma perché tu vuoi bene a Venezia? Secondo, il problema è che tu vuoi che crolli Venezia per castigare il cittadino. Eh sì. Ma è questo che non funziona. Ascolta. Cioè tu dovresti dire che il cittadino, ascolta, vada a Remengo, ma la città lo sai no. Perché la città no. Sai perché dovrebbe... ho questa mentalità di castigare la città, il cittadino, ma per il cittadino, per il concetto del cittadino? Sai perché ho questa mentalità qua? Non so se hai mai fatto caso che... che su un terremoto che c'è un minimo di solidarietà, che c'è un minimo di raddrizzamento di legalità, di correttezza, ma però gada venire fuori a catastrofi, terremoti, gada venire fuori a guerre, gada venire fuori a... E ora a Venezia deve essere... Allora la coscienza popolare collettiva un minimo si raddrizza. Ma se prima non viene fuori un qualcosa che scuote la città, così è, e così andrà avanti per altri 50 anni. Questo è il concetto mio. Dunque deve succedere un qualcosa che scuota le anime, i pensieri, la coscienza della gente. Perché tu non puoi limitarti a dire cerco di far cambiare idee a sti veneziani. Ma cosa? Tramite un forum? Tramite un sito? Sai cosa si fanno di un sito? Ma no, il sito è solamente per raccontare. Parlando tutti i giorni, cerca come facciamo adesso, come sto facendo adesso con te, di riportare ci vorrebbe una cosa grande, una situazione grande per un tema grande, per affrontare un tema grande. Però mal estremo, estrema misura. Sì, ma l'estremo rimedio questo vuol dire concetto, perdere la città. Questo concetto, io non voglio questo perdere concetto la città. Ma no, le estreme estreme misure, ti sa questa, no? Penso che ti sia vista questa frase, no? Certo. Per i mali estremi ci vogliono a volte... E gli estremi rimedi estremi sarebbero rimedi, che i veneziani lasciassero perdere le loro licenze e si occupassero della città, che è la cosa più importante ed essenziale per loro stessi, anzi. Quando mai rinuncerà ai censi a sta gente qua? E se perdiamo la città come si faranno i conti milionari? Finché arriverà il soldo di maniera a fine mese, questi continuerà così. Quindi tu li hai già condannati, i veneziani dici non potranno mai cambiare. Perché questi, finché non gli mancheranno i soldi, continueranno, perché fa comodo questa via, questa strada, questo percorso sbagliato che fanno. Al momento gli fa comodo e dunque non cambieranno. Questo è quello che voglio far capire a te. Dunque a te, per quanto che ti pesti, per quanto che ti vuoi esternare, per quanto che ti vuoi cercare... sì, però sa che c'è tanti che visita il sito. Sì, no, ma... il sito, ma il sito non è niente. Il link... Ma tutti i giorni io parlo con la gente, tutti i giorni faccio questo ragionamento. Io lo sto facendo con te, come lo faccio sì, con... Sì, ma sai quando... E poi posso dire una roba? I veneziani c'è tanto boccaoni, tu sai meglio di me. Sostanza. A livello concreto? Concreto. Quanti? Sì, no, ma ti sa vecchio mio. Oh, ma ti cara sonza. Senti, che sporo. Dai, Tello, ti ho sa meglio di me che qua... Questa è psiche mentalità
culturale e di comportamento. Sì, adesso ad esempio, adesso magari no, il giustraio no, non è certo di quella categoria là, però se parlassi adesso con un gruppo di con tipo 4 figli o un gruppo di 10, una comitiva, fa conto che la comitiva è il 98-99% di tutta la comitiva. Una volta che ti ascolta e che ti dà ragione, sì, è vero, ti dà ragione, Venezia bisogna dire così, bisogna dire qua. Dopo 5 minuti che ha finito di ascoltarti e che ti saluti, sì, lo sporo, il coglione, abbiamo detto sempre sì, intanto. E il minuto successivo pensa altro. Ti mi capisci? Questo è il veneziano. Questo è il veneziano di adesso, di oggi. Ti dà soddisfazione verbale, soddisfazione... Che poi non mi interessa neanche averla, né... Ma no. Dopo, quando ti raggirai i spai, ti corri in culo, se ne ciava. Sì, pensa alla sua tasca. Pensa alla sua tasca. E poi, sinceramente, posso dirti una cosa? In parte ce lo meritiamo. C'è una parte di me che dice, porca puttana, però anche c'è un lato che, come dire, godo, non so che godo, però un lato mio sadico, masochistico, che mi autolesiona, perché anche a me tengo sta città, però go col modo da masochista, che godo anche che le robe che devono andare male, e sempre più male. Godo lo stesso. È per castigare il cittadino. Sai perché? Non so se ti ricordi quanti abitanti c'erano qua. Stiamo parlando solo del centro storico. Quanti abitanti c'erano? 179.000. 20 anni fa, circa. 20 anni fa eravamo in 100.000. Ti te ricordi? Il centro storico. Ti te ricordi da 20 anni fa a oggi? So che bello, sboromi. I nostri cari, anche i stessi nostri amici della zona che non abitano più qua, che sono a Mestre. Oh, che sporco, che bello! A Mestre, che bello, vado in macchina, ti sa quanto più sì, comodo che sia a Mestre adesso, se si accampano gara. Ti sa quanto più comodo andare a Mestre, abitare, tutti al centro commerciale qua e vado di qua. Stupendo. Quanti genesi che te ragiona così? Ah, bello il centro commerciale, la cosa importante è il centro commerciale. Piazza Ferreto. Stupenda. Quanti genesi? Vogliamo metterla con Piazza San Bello, quanti genesi? Sì, sincero. Su 10, 9. Sì, ma se finì anche a Camponogara, a Mira adesso, no a Mestre, a Maerne, a Zerman, a Martellago. Adesso ti faccio un ragionamento che ti fa capire tutto, a meno che in caso non ti si decoccio, di tuo, va bene, pensa che mi piace essere chiaro queste robe. Un esempio che ti tappa la bocca, ti dovrei tappare la bocca, perché ti dovresti dire sì. Il veneziano è un pezzo di merda, nella sostanza a livello collettivo è un pezzo di merda, il veneziano medio è un pezzo di merda. Quanti c'era paroni di casa qua a Venezia? Tanti, viene c'era dei paroni di casa. Quanti gavano in due per andare a abitare a Mestre? Adesso fammi un calcolo. Sì, un ma calcolo. Che ne si finì neanche a Mestre, il problema è anche questo, no? Perché Mestre c'è ancora Venezia. Quanti pezzi di merda che gava in due a casa per intascarsi i 100.000 e dopo per avere a casa più i 100.000 in scarsea. Quanti ha fatto questo? 90%. È il 90% di veneziani che ha fatto questo. Posso, no, cosa avrei fatto? Casa per turisti o breakfast. L'affitto messia. E ora secondo te veneziano cosa merita adesso? Non merita una peada in cura? Da sta città? Adesso che sta città si rivoltasse contro il cittadino, non meritaria? Secondo te non meriterebbe il veneziano questo? Cioè che la città mandasse a fanculo il veneziano? Magari. Sì, ma no che crollasse però. No, tu non ti dà capire il concetto mio. Sì, ho capito il tuo discorso, però... Adesso, sii sincero, quante persone, amici tuoi anche di scuola... Nostri? Amici nostri, quanti esecchi ha fatto sto gesto vile? Perché lo dico apertamente, vile, è stato un gesto vile,
che hanno tradito la loro